Amici del Gambero Rosso, oggi ci divertiamo, eccomi di nuovo in cucina con un'altra proposta napoletana, gli scialatielli allo scoglio. Per gli amanti del pesce è veramente un piatto molto ghiotto. Vediamo subito gli ingredienti. Scialatielli, pomodoro pachino, aglio, peperoncino fresco e un ciuffo di prezzemolo, calamari, vongole, cozze, gamberi rossi e scampi. E chiaramente olio extravergine e sale. Prima di ogni cosa apro le cozze tipo sudè, quindi uno spicchietto d'aglio in padella, olio extravergine e lo faccio rosolare. Appena l'aglio si è dorato aggiungo le cozze. Così. Un ciuffo di prezzemolo e le copro. Giusto il tempo di farle aprire. Ecco, sono pronte. Ora che cosa faccio? Le sguscio e ne lascio qualcuno col guscio e poi filtro tutto il liquido che hanno tirato fuori. Questo è un passaggio che faccio prima semplicemente perché contengono tanto sale e quindi mi andrebbero a rendere la salsa degli scialatielli troppo salata. Nel frattempo ho messo l'acqua a bollire. Ora mi preparo la linea per fare la salsa, quindi prendo i gamberi rossi e li incido sul dorso con l'aiuto di un paio di forbici. Uno. E due. E li poggio qui. Poi gli scampi, stessa operazione. Sempre con le forbici taglio la carcassa del dorso. Uno. E due. Li lascio qui. Poi prendo il calamaro e lo taglio in piccoli pezzi. Sposto un attimo questo. Stacco le ali e le lascio intere. Il calamaro lo taglio a metà per lungo, così. E poi faccio dei piccoli pezzi. Siccome la scialatiella ha una forma allungata, gli faccio dei pezzi leggermente allungati, quindi incido così e poi taglio così. E per me vanno bene così, quindi stessa operazione anche di qua. 1, 2, 3 e 4. E li vado a mettere vicino agli altri ingredienti. Così. Poi c'è anche la testa del calamaro che mi prendo solo i tentacoli. Con la parte rimanente ci faccio un brodo e lo uso per altro. La testa la taglio così. Faccio quattro parti. Anche la testa. Così. E l'aggiungo qui. Poi sbuccio un aglio. Ecco. E lo schiaccio leggermente. Prendo il pomodoro pachino e lo spacco a metà. Questi bastano. Poi prendo il peperoncino, tolgo i semi e uso solo la polpa. Una parte della polpa la uso nel fondo di partenza, quindi la faccio rosolare insieme all'aglio. Un'altra parte la metterò in mantecazione una volta scolata la pasta. Quindi faccio così, piccoli pezzettini. E questo lo lascio qui. Le vongole le ho precedentemente sfrugate in acqua e sale, quindi sono pronte. Mi sfoglio un po' di prezzemolo, che anche questo, una parte la metto nel fondo e un'altra parte in mantecazione. Quindi, olio extravergine,
bicchietto d'aglio leggermente schiacciato, parte della polpa di peperoncino e lascio rosolare. Dopodiché aggiungo come prima cosa gli scampi. Poi subito dopo i gamberi rossi, e li lascio rosolare e aggiungo i calamari. Che profumino! Ora aggiungo le vongole, queste chiaramente le ho battute una per volta per evitare che ce ne fosse qualcuno dalla sabbia, oltre ad averle sfrugate. E aggiungo il pomodoro spaccato a metà e qualche foglioline di prezzemolo. Tappo di nuovo e lascio cuocere per qualche minuto ancora. Se occorre aggiungere un goccio d'acqua o di brodo vegetale. Io glielo metto e così contribuisce a una cottura più omogenea di tutti gli ingredienti. Così. L'acqua bolle, quindi la salo e metto giù la pasta. Guardate che belli questi scialatielli. Trafilati in bronzo, hanno una porosità pazzesca. Una giratina. Ora per comodità e per poter mantecare la pasta nel migliore dei modi, senza stracuocere il resto degli ingredienti, che cosa faccio? Alzo i crostacei e le vongole dalla padella e li ripongo in una bacinella che poi copro per mantenerli caldi, per evitare che si raffreddino. Quindi e ci lascio dentro solo i calamari, che poi in mantecazione ci aggiungo le cozze. Fatto questo lavoro le lascio ben coperte così e li metto da parte. Porto via lo spicchietto di aglio, che questo se lo becchiamo è molto spiacevole, e scolo la pasta. Direttamente nella padella, che così la lascio cuocere ancora per qualche minuto all'interno di questo bel sughetto. Quando arrivate a questo punto conservate sempre un po' di acqua di cottura e se dovesse servire la aggiungete all'interno della padella per completare la cottura della pasta. Assaggio di sapore. Eccezionale. Solo a questo punto aggiungo le cozze, quelle col mezzo guscio e quelle sgusciate, parte del liquido di cottura delle cozze. Poi un'ultima manciata di peperoncino fresco. Ancora qualche foglia di prezzemolo in modo grossolano, così, e le vongole. E ora non mi resta che impiattare. Guardate che bella cremina. Allora, così, guardate che bontà, direttamente giù. Uso l'anello che così mi ferma la pasta e non si sbraga in tutto il piatto. Ecco.
curly. Poi via l'anello. E voilà. Ancora ci sono i gamberi rossi. Così. E così. Gli scampi. Uno qui. E uno qui. E voilà. E ora non mi resta che assaggiare. E ora mischiamo tutto così. E assaggio. Delizioso, il profumo del prezzemolo, il peperoncino, gli scampi, i frutti di mare. Amici miei, qui con un bicchiere di vino è festa. Questi erano i miei scialatielli allo scoglio. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate e commentatemi sotto la ricetta. Un saluto da Raffaele Lendi, alla prossima. Ciao!